Questo è un altro insegnamento che la vita mi ha portato, è che ogni volta che c'è un'intenzione chiara e una volontà tenace, l'obiettivo è raggiunto, ancor prima di arrivarci. Questa è l'evidenza del libero arbitrio. Nella vita quotidiana, quando c'è un'intenzione chiara, non può sfuggire il raggiungimento dell'obiettivo che ci proponiamo. E il salmone, l'intenzione ce l'ha molto chiara. Io ne mangio parecchio. No, perché quando parli di intenzione, che per te è una cosa chiarissima, evidente, no? Però non lo è per tutti. Allora, nell'intenzione c'è sicuramente il sogno, il desiderio che nasce, però poi c'è anche una chiara visualizzazione, cioè tu immagini nella tua mente e focalizzi l'attenzione su quella immagine in modo ripetitivo, determinato, amplifichi il pensiero su su quel progetto. Funziona così. No. Perfetto, continua a dire che tu sei l'editore, io sono l'allieva. No, adesso scherzo, funziona così qualche volta, per Benissimo. la precisione, ma può succedere, è successo spesso anche in questo periodo alla biblioteca, che una cosa si realizza istantaneamente. C'è una totale Aderenza. aderenza immediata, perché l'intenzione è chiarissima, l'universo ha capito tutto e vanno immediatamente insieme. Quello che porta alla creazione è questa partecipazione anima e corpo, si potrebbe dire.